Ciao a tutti, io sono Angelo Marotta del blog www.angelomarotta.com. Vi do il benvenuto alla seconda puntata di Estremamente in Viaggio. Oggi voglio parlarvi dei guaritori filippini e tra l'altro poi vi inserirò anche un contest. Allora, parliamo subito del contest, almeno ce lo leviamo di torno. Allora, il raggiungimento dei 2000 iscritti, che lo so che sono tanti, ma piano piano la community sta ingrandendo. Scusate che sta facendo così la telecamera, perché sto facendo un sacco di trabuche e dossi artificiali, sto facendo tutto un tremolio. Comunque, al raggiungimento dei 2000 iscritti, metterò in palio un K2, che non è un K2 normale, ma un K2 che elimina totalmente le frequenze telefoniche. E quindi lo metterò in palio, farò un'estrazione appena saranno, ripeto, arrivati ai 2000 iscritti. Siamo a circa 940 adesso, al momento in cui sto facendo il video. Allora, oggi parliamo dei guaritori filippini. Quante persone conoscete voi che vanno a farsi curare dei guaritori? Ora io sto parlando dei guaritori filippini, nella fattispecie ho fatto anche un articolo riguardo a questo argomento che trovate linkato qua sotto e vi porto direttamente sui blog, dove nello specifico parlo appunto delle tecniche utilizzate da questi guaritori. Non bisogna certo andare nelle Filippine per trovare i guaritori filippini, cioè i guaritori filippini sono intesi come la tecnica è nata da loro, ma viene comunque utilizzata anche da certi personaggi in Italia, in Francia, insomma, in qualsiasi parte del mondo. Fate molta attenzione, perché queste persone utilizzano delle tecniche molto subdole, e se le volete conoscere andate a leggere l'articolo qua sotto dove ve le spiego passo passo, ma non perché le dobbiate utilizzare voi, per fare in modo, scusate, che non vi imbattiate in certi generi dei personaggi. Allora, io vi dico sempre, ho sempre detto e ribadisco questo concetto: quando state male andate da un medico. Ormai la scienza ha fatto, la medicina hanno fatto passi da gigante, quindi non c'è bisogno che andate a cercare certe persone. Questi personaggi sono tra l'altro anche molto pericolosi. Perché? Perché, allora, vi spiego brevemente quello che succede, poi ripeto, vi rimando all'articolo per potervi spiegare bene tutta la situazione. Tante volte, come sapete, le malattie, tante volte, spesso, ma non sempre, perché ci sono anche persone che sono malate davvero, tante volte una malattia è causata, diciamo, dall'ansia e dalla depressione. Se qualcuno usufruisce di un guaritore, di un falso guaritore, che utilizza le tecniche, diciamo, fasulle per poter guarire, vi renderete conto che tante persone, quelle persone che comunque erano malate tra virgolette immaginarie, perché comunque avevano uno stato depressivo di ansia, all'improvviso guariscono. Perché hanno appunto l'effetto placebo. L'effetto placebo è quella, diciamo, viene usato anche in medicina per quando si capisce che una persona sta male, ma sta male dopo aver fatto, notate bene, tutti i vari test, analisi, eccetera, eccetera, ed aver appurato che questa persona non ha niente, si può utilizzare l'effetto placebo. L'effetto placebo, andate giù nel blog, leggete tutto e lì vi spiego tutto per il meglio. Che dire, ragazzi, cioè, se una persona è malata davvero e va da queste persone, che io ritengo delle persone subdole, d'accordo? Rischia anche di morire, perché comunque pensa di essere guarito, dopodiché smette di fare qualsiasi tipo di cura che gli è stata imposta dal medico. E vi dico sempre, ve lo dico sempre, ve lo riconsiglio: andate da un medico e seguite la medicina tradizionale, non date retta assolutamente a quello che vi viene proposto da queste persone, perché queste persone dovrebbero solo andare in galera, d'accordo? Andare in galera, e io farò di tutto per farcele andare. Io non posso vedere persone che hanno tumori e vanno da questi personaggi che fanno finta di toglierlo, credendo di essere guariti, smettono qualsiasi tipo di cura. È una cosa gravissima, rischiate la morte. Comunque, ragazzi, questo è quello che succede sia nelle Filippine, come vi ho detto prima, come vi ho anticipato prima, ma succede in qualsiasi parte del mondo. Le tecniche dei filippini sono state ormai sputtanate, scusatemi la parola, da tantissimi anni. Un gruppo di ricercatori, che non era il CICAP ma era l'associazione americana, andò nelle Filippine a vedere se riuscivano a scoprire le tecniche appunto di questi guaritori, e fu proprio il capo Stipide che fu beccato mentre tirava fuori
da un lenzuolo, proprio preso nel manesacco, letteralmente parlando, dell'interiore di polla, cervello di animale, eccetera, eccetera, facendo credere al paziente che erano cose che venivano, diciamo, mali che venivano tolti direttamente allo stomaco, appunto, del paziente. Quindi, ragazzi, state attenti a questi uffaldini. Se avete dubbi o domande a farmi, scrivetele sotto, oppure andate sul blog, mi potete contattare anche da là, c'è un form dei contatti, potete scrivermi tranquillamente una mail. Se avete bisogno di un argomento in particolare di cui io vi debba approfondire, vi debba fare un articolo, scrivetemelo qua sotto, per favore, mi raccomando, un pollicione su, un pollicione giù, un commento, condividete il video nei social, perché è molto importante far capire alla gente che non si devono fidare di certi personaggi. Io cercherò sempre e comunque di fare questa lotta contro queste persone, perché non è possibile che nel 2017, anzi nel 2016, quasi 2017, si creda ancora a questi personaggi. Non è possibile. Cazzo! Scusate, mi arrabbio, mi fermo. Mi raccomando, ai 2000 iscritti in contest metterò in palio il K2 e un'altra piccola sorpresa, anzi ne metterò 3, la terza non ho ancora deciso quale. Quindi iscrivetevi al canale, condividete il video, prima sarà, meglio sarà. Io vi mando un grande abbraccio e fate le domande qua sotto, io vi aspetto anche dall'altra parte, cioè dall'altra parte del blog www.angelomarotto.com. Ciao ragazzi, ciao ciao!